stanotte ero impegnato, stanotte, ecco, lo dico, poi ognuno ne faccia l'uso che ritiene, stanotte il Senato ha fatto dell'Italia un paese migliore, perché tra i tanti emendamenti approvati, dopo 15 anni di attesa è stata riconosciuta la lingua italiana dei segni per i non udenti, con il riconoscimento della figura dell'interprete della lingua dei segni. L'Italia era l'ultimo paese europeo a non aver riconosciuto la lingua italiana dei segni come lingua ufficiale, con un emendamento approvato stanotte in commissione bilancio a prima firma mia. Da settimana prossima, per le decine di migliaia di sordi italiani, l'Italia sarà un paese più civile, quindi ho seguito questa vicenda. Senta, segretario, sulla RAI, lei potrebbe, la Lega potrebbe appoggiare il progetto di legge presentato dai 5 Stelle di riformare la RAI? I 5 Stelle hanno occupato ogni angolo, ogni scantinato e ogni posa cenere insieme al PD di Viale Mazzini, quindi che ci venga a dar lezioni, presenteremo una nostra proposta. Adesso sentir parlare di partiti in RAI da parte di Letta e di Di Maio, che hanno piazzato alle direzioni delle reti e dei TG personaggi assolutamente improbabili e in alcuni casi ignoranti, facessero un esame di coscienza e poi ne riparliamo. Però c'era anche lei all'epoca. Io sono stato un anno, nei 2 anni successivi chiedete conto a qualcun altro, perché ad esempio la vicenda relativa a RAI 3 è tutta in casa della sinistra. Dal direttore di Rai 3 al direttore del TG3 alla vice direttrice di Rai 3, ecco, chiedete a Letta o chiedete a Zingaretti, insomma chiedete a chiunque abbia nominato queste persone. E qual è stata ma già da prima del concertone. E qual è stata la risposta dopo? Per il momento non c'è una risposta. A me piacerebbe, ripeto, un confronto tranquillo, con telecamere e senza telecamere, dove vuole, all'autogrill, nel suo attico, dove vuole, per parlare serenamente, tranquillamente. Di futuro, di diritti, di libertà, di arte, di musica, ma io gliel'ho proposto da tempo. Che idea si è fatta, insomma, di questo attacco? Ma non lo so, no. Onestamente penso che l'Italia abbia altre emergenze. A proposito di lavoro, il dramma della ragazza che è morta 22 anni ieri in fabbrica, questo è un tema di cui occuparsi a proposito di lavoro. Poi, senta, invece riguardo l'inchiesta su Durigon, comunque su un elemento importante del suo partito, lei ci ha parlato, sa se ha fatto delle querele nei confronti di questi giornalisti? Mi sembra che sia arrivato a 10 querele, quindi penso che anche lui porterà a casa un po' di soldini da dare in beneficenza.